Ciao Carmine, okay. Ti saluti la tua sorella. Guarda che bella sarà, Carmine. Ecco, questo è un saluto spontaneo, sincero, per coloro che da qui sono partiti per terre lontane in cerca di quel lavoro che già tanto tempo fa qui era una chimera, ieri come oggi. Ciao amici di Molise Web TV, quello che vi voglio raccontare oggi è la storia di un paese, di una generazione, di una situazione molto molto particolare che è di insegnamento e monito e deve essere soprattutto sprono per generare speranze, per realizzare percorsi che se oggi sembrano impossibili si possono invece benissimo intravedere solo se si guardano con gli occhi di coloro che in questa iniziativa credono e che ad essa hanno dato anima e corpo. Voglio parlarvi della manifestazione chiamata Cantine Aperte, che si è svolta a Guardiareggia, piccolo comune della provincia di Campobasso, che per questa festa, perché tale è stata, per questa festa si è mobilitato tutto, dai più piccoli agli anziani. Festa che ha coinvolto tutti, proprio tutti, perché in questi giorni, con questa manifestazione, si è voluto lanciare un grido di allarme per la situazione socio-economica di questo, come dei piccoli paesi del Molise tutto. Ecco, questo è quel che io ho visto, visitatore sempre in cerca delle verità più profonde delle manifestazioni. Delle verità nascoste e malcelate, ecco cosa ho sentito aleggiare nell'aria mite di San Martino. Ho ascoltato parole non dette ma sussurrate a mezza voce, ho letto speranze in occhi aperti e attenti che miravano i miei, ho letto nei volti dei partecipanti, nel loro sorriso sincero e spontaneo, ho letto la voglia di vivere, voglia sorretto da rabbia, tanta rabbia costruttiva che porta, che ha portato ad esaltare tutto ciò che qui a Guardiareggia oggi c'è di prezioso. Sì, a Guardiareggia c'è molto di prezioso, prima fra tutto c'è la cordialità della gente, il suo amore per la vita, per i suoi monti, la sua natura, i suoi prodotti, tutti, ma proprio tutti, genuini. Dal latte ai formaggi, ai salumi alla frutta, e ai dolci e ai cibi di tutti i giorni. Tutto qui parla dell'amore che questa gente mette nel fare le cose, in un contesto ancora poco intaccato dalla modernità, in un contesto ancora integro di valori e sentimenti. Sentimenti. Sì, proprio sentimenti come la rabbia e la paura di dover lasciare questi luoghi per mancanza di risorse sono i fattori trainanti nel mostrare tutto ciò che di buono qui c'è. Sembra quasi si sia voluto dire a tutti coloro che qui in questi giorni sono venuti: ma com'è possibile che con tutto ciò che qui c'è non si riesca ad impiantare un percorso virtuoso, redditizio e naturale? Perché noi qui siamo nati, qui vogliamo vivere del nostro lavoro. Sembra quasi si sia voluto dire:
Ma è possibile che con tutto questo patrimonio di cultura e vita debba andare disperso solo per politiche sbagliate? E allora vicoli, stradine, usci e finestre si sono illuminati. I cammini hanno ripreso a fumare, portando il fumo in alto, quasi ad invadere i cieli con queste voci di protesta. E il caldo del fuoco, dei mille fuochi accesi, ha rinvigorito i visitatori che, rifocillati di buon vino, di pasti caldi e da mille leccornie, hanno tutti apprezzato e compreso la lezione. Guardiareggia si è posto allora l'ambizioso progetto di rilanciare questo patrimonio enorme di vita e cultura contadina, questo patrimonio naturale di monti e boschi incontaminati, patrimonio di abitazioni oggi riaperte, di vicoli e vicolette, di scalinate e detolo di viuzze. Tutto ciò all'ombra di lampadine di un giallo tenue e caldo ad invogliare la voglia di rimanere qui, a Guardiareggia, in quest'estate di San Martino. Yeah.